Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di Action Cam, più precisamente la Sony HDR AS500. Questa Action Cam è uscita un annetto fa, ne abbiamo deciso di parlarne adesso perché col prezzo che viene venduta su Amazon, che è tra i 150 e i 170 euro, secondo noi merita di brutto, anche se è una entry level di Sony, ha comunque delle funzioni ottime a quel prezzo lì, secondo me è imbattibile. Nella confezione troviamo anche la custodia subacquea fino a 60 metri. Sulla custodia troviamo i tasti del menu, il tasto di registrazione, il tasto per accendere e spegnerla e il tasto per bloccare i tasti, cioè per non far sì che non vengano schiacciati accidentalmente. Un'altra cosa buona che ha questa fotocamera dei Sony è che ha l'attacco per i supporti, quello classico a vite, sia sulla custodia che direttamente sulla Action Cam troviamo l'attacco a vite, perché noi possiamo usare anche questa Action Cam senza usare la custodia, anche perché diventa molto più piccola, molto di più dimensione. Compatto, esatto. Iniziamo a parlare delle caratteristiche. Allora, la prima di tutte è un'interfaccia super intuitiva. Vediamo qua con uno schermetto che ci farà comparire le varie informazioni e con i vari tasti che troviamo andremo a gestire appunto l'interfaccia. È fornita di uno stabilizzatore elettronico e non meccanico come quelle di una fascia di prezzo molto più alta, che però fa il suo dovere. Molto interessante è il sensore, che ha una sensibilità molto alta, quindi anche con pochissima luce la qualità delle immagini rimane ottima. Monta, come quasi tutte le fotocamere Sony, lenti Carl Zeiss, quindi con una qualità esagerata, e ha un obiettivo che ha tre regolazioni, può essere grandangolare, con angolo normale o angolo ristretto. Possiamo scegliere noi con che angolazione vogliamo avere l'inquadratura, anche questa è una funzione secondo me molto interessante. È dotata inoltre di un microfono stereo di altissima qualità, quindi anche qualsiasi suono verrà registrato in modo ottimale. Questa fotocamera riesce a registrare in full HD a 60 frame al secondo, non ha il 4K ovviamente, anche perché è un entry level, col 4K non ci sono a questi soldi, perlomeno con un 4K di qualità. Questa però ha un full HD veramente spettacolare con 60 frame al secondo, oppure possiamo avere un full HD con qualità ancora superiore però scendiamo a 30 frame al secondo, però la qualità è veramente spettacolare. Qua possiamo inserire le nostre micro SD oppure le memory stick Sony. Mi raccomando, acquistate sempre le SD ad alta velocità, perché avendo un HD a 60 frame al secondo vi troverete solo dei filmati che vanno a scatti, mentre se mettete le SD ad alta velocità questo non succede. Ma questo un po' con tutte le fotocamere che registrano con full HD a 60 frame al secondo. Questa fotocamera la potete collegare al vostro smartphone con l'applicazione Play Memory Mobile, che secondo noi funziona molto bene, almeno su iPhone 8 Plus con iOS 11 funziona benissimo. Dall'applicazione potete sia accendere e spegnere la fotocamera, perché lei ha anche una connessione Bluetooth, quindi con la connessione Bluetooth potete accendere e spegnere la fotocamera direttamente dal vostro cellulare, mentre la connessione Wi-Fi che verrà creata con il vostro cellulare servirà per trasmettere l'immagine di quello che state inquadrando live nel vostro cellulare, e in più potete fare partire la registrazione e avete anche un sacco di opzioni che trovate sia qua nello schermo, ma alcune di queste le trovate anche nello smartphone, che vi consente di modificarle direttamente da lì. E in più potete, una volta che avete registrato foto o video, le potete trasferire direttamente dalla fotocamera al vostro cellulare, ve le trovate nel vostro rullino foto pronte per essere... Comodità assoluta. Sì, perché le potete gestire subito sui vostri social e secondo noi funziona benissimo. A lato pratico, per farvi vedere come si comporta questa videocamera, useremo questo. Cioè noi installeremo l'Action Cam qua all'interno di questo mezzo, che è un... diciamo un trial 4x4, e proveremo in situazioni abbastanza estreme la stabilità, la stabilità, perché alla fine che conta di un Action Cam è la stabilità delle immagini in situazioni difficili, cioè vibrazioni e oscillazioni molto ampie, e vedremo qua come reagirà a queste situazioni. Adesso la montiamo e poi andiamo a provarla.
Abbiamo installato l'Action Cam Sony all'interno di questo mezzo. Qua si vede l'obiettivo qua davanti. Adesso siamo pronti a testarla sul campo. Andiamo. Pronti? Andiamo. Adesso proviamo in situazioni estreme come si comporta questa Action Cam. Pronto, Ricky? Poi guardiamo le immagini dei salti come sono venute. Adesso proviamola su dei gradini. Proviamo, prova gradini. Adesso proviamo a scendere all'indietro. Prova gradini, qua non so se le immagini sono rimaste ferme. Adesso proviamo a fare questo rettilineo. Pronti? Andiamo. Adesso proviamo a scendere da questo sasso. Proviamo una prova a muro. Ok, avete visto come si comporta sul campo di battaglia, quindi traete voi le vostre conclusioni, visto le immagini che vi abbiamo fatto vedere. Secondo noi questa Action Cam merita tantissimo, soprattutto con il prezzo che ha tuttora, che su Amazon è venduta a 150-170 euro. Link in descrizione per acquistarla. Cliccate pure sul link in descrizione per Amazon. Non ci hanno pagato. Non ci hanno pagato, ok. Un acquisto che, se siete amanti di fotografia o sport, assolutamente. Sì, secondo noi, e non volete spendere cifre da 450-500 euro di una GoPro, questa Sony secondo me fa il caso vostro. Quindi, se il video vi è piaciuto, lasciateci un pollice su, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, mi raccomando il link se volete acquistare la videocamera, e alla prossima. Ciao. Quindi, se il video vi è piaciuto, lasciateci un